Bentornati nel canale. In questo nuovo video andiamo a vedere finalmente la migrazione del sensore crepuscolare. Più che migrazione è il, chiamiamolo, rifacimento del sensore perché già nella vecchia versione di OpenHAB funzionava male e poi ha smesso di funzionare. Questo perché il sensore è una fotoresistenza e quindi ha un valore prettamente analogico. Io l'avevo provato a collegare a un sonoff che però ha ingressi solo digitali, quindi non era facilmente gestibile la soglia di accensione e spegnimento. Per ovviare al problema ho utilizzato un ESP8266 che ha un pin di ingresso analogico e oltre al sensore crepuscolare in questo dispositivo ho aggiunto anche il sensore di temperatura esterno. Questo prima era collegato al sonoff che ho nello stesso punto in cui andrò a mettere questo dispositivo che è il gazebo, in quanto il sonoff mi comandava le luci del gazebo. Allora, avendo già il sonoff a disposizione nel punto esterno, avevo pensato di provare a usarlo anche per il sensore di temperatura e per il sensore crepuscolare. Per il sensore di temperatura non c'erano problemi, ma per il sensore crepuscolare, appunto, come ho detto prima, non essendoci un pin analogico, mi ha dato dei problemi. Quindi adesso andiamo a vedere la schedina ESP8266 collegata con il sensore crepuscolare e con il sensore di temperatura esterna. Ecco, questa che vedete è la schedina, prototipo diciamo, dove abbiamo la nostra ESP8266 che è collegata al sensore crepuscolare che è questo aggeggino che poi ha anche un coperchio proprio per proteggerlo dalle intemperie perché deve stare comunque all'aperto, dove in questo piccolo scatolotto c'è una semplice fotoresistenza. Adesso non si vede bene, ma da questo lato c'è il sensore di temperatura, il DS18B20 che è il sensore di temperatura per l'esterno, comunque collegato anch'esso a dei pin del nostro ESP8266. Visto che ho a disposizione anche un sonoff che è quello che mi pilota le luci del gazebo, ho fatto sì che per avere un'unica alimentazione il sonoff, tramite i suoi pin di alimentazione, alimentasse anche l'ESP8266, tanto la corrente in gioco è molto bassa. Quindi il sonoff è collegato alla corrente, lui riesce ad alimentare anche l'ESP8266. Andiamo a vedere quindi l'interfaccia dell'ESP8266 dove ho caricato Tasmota in un modo molto molto simile a quello utilizzato per i sonoff. Quindi la configurazione principale è quella da fare ovviamente del wifi, ma del MQTT dando un topic. Questo topic deve essere quello che poi viene mappato su OpenHAB, come al solito. Quindi come vedete abbiamo Tasmota proprio classica interfaccia anche su un ESP8266 standard. Nella configurazione del modulo io sono andato a prendere il tipo generico per avere a disposizione un po' tutti i pin e ho collegato al pin analogico il crepuscolare, quindi la fotoresistenza, dandogli come tipologia ADC light, così lui mi fa la conversione in automatico sui lumen. E poi ho collegato al GPIO 16, quindi a un pin digitale al D0, il sensore di temperatura. Queste informazioni me le fa ovviamente vedere in home page come tutti i Tasmota. Adesso è sera, quindi abbiamo 0 luminance e la temperatura dell'esterno che è 13,6 gradi centigradi. Andiamo quindi su OpenHAB a vedere la configurazione di questo sensore crepuscolare, che serve fondamentalmente per creare le regole di accensione e spegnimento delle luci esterne. In questo modo le regole che prima erano basate su un orario ben specifico vengono trasformate per catenare l'evento di accensione e spegnimento delle luci esterne. Quindi andiamo a vedere. La Fink, essendo un MQTT, abbiamo il nostro classico, la nostra classica Fink MQTT. In questo caso è l'ESP8266 MCU23, configurazione classica, e poi abbiamo i canali.
oltre classiche informazioni sul wifi, abbiamo il canale del sensore crepuscolare, che quindi se lo vado a vedere mi mappa il topic che ho scritto su Tasmota e la trasformazione andando a vedere il messaggio su che manda Tasmota, e poi abbiamo anche la temperatura. Solito discorso anche su equipment e item e point, quindi non c'è nulla di nuovo nella configurazione, essendo degli oggetti integrabili con MQTT. Nel prossimo video andiamo a vedere come ho implementato le regole per l'accensione e lo spegnimento delle luci esterne in base al valore del sensore crepuscolare, e poi andiamo a vedere su Grafana i dati del sensore crepuscolare e dell'accensione e lo spegnimento delle luci, per vedere come coincidono le condizioni.